viviamo circondati dai gas. La stessa aria che respiriamo è una miscela di gas diversi che ci consentono di vivere. I gas, inoltre, vengono impiegati nell'industria, nell'agricoltura, nei progetti spaziali, nelle attività domestiche quotidiane. I gas sono per lo più invisibili e proprio per questo costituiscono dei pericoli nascosti che nel corso di questo filmato apprenderemo a conoscere per poter lavorare con maggior sicurezza. Per prima cosa definiremo i gas elencando le sostanze chimiche che si possono trovare allo stato gassoso. Poi illustreremo gli specifici pericoli, sia fisici che i danni della salute, insiti nei gas. Ci occuperemo del corretto utilizzo e stoccaggio dei gas e poi vedremo quali sono i necessari indumenti protettivi da indossare quando si maneggiano dei gas. Infine, tratteremo delle tecniche di soccorso per i casi di emergenza. Le sostanze chimiche allo stato gassoso si espandono fino a riempire tutto lo spazio disponibile, in quanto le particelle di materia che li compongono non sono legate fra loro. Per esempio, il cloro allo stato liquido ha una struttura precisa, cioè la distanza fra le molecole che formano il cloro liquido è abbastanza breve. Ma se il cloro è allo stato gassoso, le molecole che lo compongono sono molto più distanti, al punto che la sostanza finisce per disperdersi formando un gas. Molti gas sono invisibili, altri sono colorati o formano annuvolamenti, tutti segnali che costituiscono un avvertimento di pericolo. Se dovete usare il cloro o qualsiasi altro gas per effettuare un lavoro, tali sostanze devono essere racchiuse e compresse in un contenitore maneggevole. I gas compressi, infatti, occupano meno spazio, essendo contenuti in un volume inferiore. Non tutti i gas pericolosi sono gas compressi. La benzina, ad esempio, quando brucia nell'aria, dà come prodotto di scarto l'ossido di carbonio, un gas che può essere molto nocivo. Ma per il momento occupiamoci dei gas compressi, in particolare perché costituiscono un pericolo fisico, il pericolo cioè di esplosioni, incendi e in alcuni casi di corrosione. I gas compressi vengono normalmente trasportati e immagazzinati in bombole appositamente fabbricate, tenendo conto della peculiarità del gas che devono contenere in termini di quantità, resistenza e pressione. Ma qualunque sia il gas contenuto in una bombola pressurizzata, il pericolo fisico è inevitabile perché deriva dal fatto che la sostanza è sotto pressione. A causa della pressione a cui è sottoposto, un gas compresso comporta sempre il pericolo di esplosioni e in caso di gas compressi infiammabili anche il rischio di incendi. I gas, oltre a costituire un pericolo fisico, possono anche essere nocivi alla salute in molti sensi. La principale via d'accesso nell'organismo è attraverso i polmoni. Ma danni agli occhi e alla cute possono essere causati da alcuni gas. Altri possono essere molto nocivi ai polmoni e alle mucose. Altri possono essere corrosivi, irritanti o velenosi. Ed altri possono essere tutte queste cose messe insieme. Ai danni della salute può sommarsi il pericolo di incendi ed esplosioni che i gas compressi comportano. Al fine di garantire la nostra incolumità sul posto di lavoro, vediamo come si maneggiano e immagazzinano correttamente i gas. Esaminiamo ora i gas compressi perché sono la forma più usata negli impianti industriali. Prima di tutto, dovete sapere con quale gas state lavorando. Leggete le etichette e le schede di sicurezza ed altre informazioni del produttore. Altre precauzioni sono necessarie quando si lavora con gas compressi. Una bombola deve essere maneggiata da personale addestrato. Le connessioni alle bombole possono variare, perciò dovete scegliere il connettore e il regolatore di pressione appropriati ed altri accessori relativi alla bombola. Immagazzinate le bombole in luoghi sicuri, asciutti e ben aerati e proteggetele dalla ruggine, assicurandovi anche che siano al riparo da scintille o fiamme. Fate in modo che le bombole non cadano e non si urtino tra loro. Utilizzate carrelli con catene per bombole a gas compresso. Se è necessario spostarle con una gru, evitate di usare imbracature.
Le bombole possono essere spostate per brevi distanze facendole roteare sulla base, ma mai trascinandole. Per i movimenti delle bombole usate un carrello adatto. Durante l'uso, il magazzinamento e il trasporto, assicuratevi che le bombole stiano ferme e non corrano il rischio di spostarsi o di urtarsi tra loro. Ricordate che i contrassegni e gli avvisi di pericolo servono a garantire la vostra sicurezza e che deve esserci una scheda di sicurezza di accompagnamento per ogni gas che maneggiate. Informazioni dettagliate sul corretto impiego dei gas compressi sono reperibili presso il fornitore. Ora diamo un'occhiata all'equipaggiamento protettivo adatto a difenderci dai gas. Oltre che al pericolo fisico di incendi ed esplosioni, è importante non esporsi a determinati rischi per la salute che l'utilizzo di taluni gas chimici nell'ambiente di lavoro comporta. I respiratori devono essere impiegati quando esiste la possibilità di esposizione a gas pericolosi. Impiegare un gas definito corrosivo o irritante dal contrassegno carbonio possono uccidere se inalati, quindi dovete munirvi di un autorespiratore quando usate bombole di gas velenoso. Non mancate mai di leggere l'etichetta dei gas compressi con cui avete a che fare per assicurarvi la giusta protezione. Compressi e non gas altamente corrosivi potrebbe dare origine ad una catastrofe. Se le vittime sono state investite da un gas tossico, allontanatele dalla zona dell'incidente e se necessario praticate loro i primi soccorsi e chiamate subito un medico. In caso di incendio o di esplosione, evacuate la zona e avvertite con tempestività i vigili del fuoco e gli altri servizi di emergenza. Il personale addetto alle operazioni di salvataggio e di soccorso deve avere la precauzione di evitare il contatto con i gas fuoriusciti. Ed ora riepiloghiamo quanto abbiamo appreso nel corso di questo filmato sul gas. Abbiamo detto che i gas sono sostanze chimiche le cui molecole sono distanti le une dalle altre e che per motivi economici, oltre che pratici, i gas impiegati nell'industria sono generalmente compressi. Tali gas compressi comportano principalmente il rischio di esplosioni ed incendi, ma alcuni gas chimici, come quelli corrosivi o velenosi, possono anche essere nocivi alla salute. Per maneggiare i gas in tutta sicurezza occorre conoscere le loro proprietà. Controllate sempre con quale gas state lavorando, leggendo le etichette ed applicando le precauzioni. Conoscetene le proprietà chimiche e fisiche prima di lavorarci. Gli indumenti protettivi sono particolarmente importanti per salvaguardare i polmoni, l'epidermide, gli occhi e le mucose quando si maneggiano gas. Ricordate che la vostra incolumità quando utilizzate dei gas dipende dalla vostra capacità di riconoscere e di interpretare i segnali di pericolo, le etichette, i contrassegni e i dati in essi contenuti. E poiché i gas sono invisibili, tenete presente che la prudenza non è mai troppa.